paura sotto la pelle. Siamo nel centro culturale di Bologna. L'anno scorso è stata borsa, quest'anno a università. Per me è un ritorno ad anni molto formativi della mia vita. Insegnavo molto lontano da qua. E il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica, che ci concede il patrocinio per il secondo anno di seguito, la professoressa Bertucci, direttrice del Dipartimento, il professor Weber, che ci accompagnerà per un gran pezzo di queste giornate di lavoro, e ci hanno dato la loro fiducia e ci hanno accolto in una sede che, diciamo, dà una luce particolare a questo evento. Scusa. Un evento che noi abbiamo pensato un po' diverso dal solito, ovvero non la solita, consueta sfilata di autori che presentano le loro ultime opere, ma un confronto sul tema della paura, o meglio, di come si suscita la paura nel lettore, cioè nello spettatore, durante il quale gli autori tra i più prestigiosi della nostra scena nazionale e non solo, si confronteranno sulla ricetta di ognuno per creare paura. La paura è un'emozione che ci accomuna, salvifica in genere, perché ci mette in guardia da un pericolo, divertente a volte quando ci comunica quella spinta di adrenalina che diciamo è piacevole da provare, perché sappiamo che appena distoglieremo gli occhi dalla pagina o solleveremo lo sguardo dallo schermo potremo tornare alla nostra quotidianità e anche apprezzarla di più. Di solito magari ci siamo un po' piatto e banale dopo la spinta adrenalinica, ci piace di più perché ci rasserena in qualche modo. Questa è senz'altro la paura che a me piace, il mio tipo di paura. Questa rassegna è organizzata in due giornate. In realtà noi abbiamo già cominciato stamattina con i seminari per gli studenti sulla scrittura della tensione. Tra l'altro ringrazio i nostri ospiti perché i ragazzi sono stati molto interessati, anche un'esperienza abbastanza affollata e vivace. Domani mattina proseguirà con il seminario del professor Caprale e del professor Pozzolino sulla scrittura scenografica, sulla scrittura cinematografica per le serie televisive e per il web. Ecco, questa rassegna è possibile perché io ho dei compagni di avventura che sono Fabio Mondadori, che voi tutti conoscete, scrittore, docente, direttore editoriale di Collana e anche organizzatore di importanti manifestazioni del settore, Giovanni Modica, che non vedo, si è nascosto, eccolo, un critico cinematografico, esperto di cinematografia della paura italiana degli anni 50 e 60, e si è aggiunto a noi Dario Villasanta, che voi tutti ricorderete per sempre perché ha stressato in maniera indicibile non solo i relatori ma anche i media e i giornalisti. Quindi nel ringraziare di nuovo il Dipartimento aggiungo anche che il professor Weber, che è impegnato in attività didattiche, purtroppo non potrà essere con noi a tempo pieno, ma si farà affiancare dal dottor Alberto Sebastiani, che noi tutti conosciamo per averlo incontrato come brillante accompagnatore di scrittori molto affermati. E io ringrazio anche la dottoressa Di Fazio, perché è stata la nostra interfaccia per la risoluzione di qualunque problema logistico e per minimizzare presenza, devo dire, un po' impattante che abbiamo avuto nella vita universitaria. La professoressa Benvenuti ci dà un saluto come nostra ospite e poi cominciamo. Grazie a tutti. Sì, allora buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutte e a tutti. Per il Dipartimento che
io qui rappresento insomma come vice direttrice, è un grande piacere avervi qui, ad aprire il dipartimento a un'iniziativa che già l'anno scorso attraverso il professor Bera, il mio collega, è stata seguita dal dipartimento, patrocinata dal dipartimento e che arriva a questa seconda edizione con molti nomi, molte discussioni, molte iniziative interessanti. Il tema della paura, non sono certo una specialista, quindi non mi azzardo a dire cose, però è chiaro che è un tema importante anche per noi che studiamo letteratura e altri media, non solo la letteratura, nella contemporaneità e non solo nella contemporaneità, una storia della paura, una storia della paura, sono state scritte, è interessante anche capire in quale contesto, in quali forme, nei diversi contesti, paura faccia ingresso nelle nostre vite, i risvolti sono tanti, da quelli individuali a quelli dei traumi personali, a quelli dell'indagine della psiche, ma anche appunto a quelli delle paure collettive, delle paure che segnano la nostra storia, paure di invasioni, paure di catastrofi e quant'altro, che chiaramente ci danno anche il segno dell'epoca nella quale queste paure emergono e di come sono percepite. Quindi c'è ora anche tutto un nuovo settore di studi cognitivi, no? Che ci aiutano a comprendere questi aspetti non solo dal lato quindi della psicologia sociale, ma anche da quello appunto più strettamente cognitivo, cioè cosa avviene nel nostro corpo quando proviamo paura e quali sistemi neuronali vengono attivati in quali situazioni. Quindi credo sia un tema molto affascinante, sicuramente voi siete coloro che scrivono in varie forme e che fanno critica e che sono, come dire, i lettori, gli spettatori, i fruitori consueti, immagino appassionati di queste forme di espressione della paura, e quindi vi auguro di trovare in questi due giorni ancora molti stimoli, molte idee, molte occasioni di confronto, e ripeto, siamo lieti di accogliervi, molto molto lieti di accogliervi nel nostro dipartimento, proprio perché il dipartimento vuole essere anche un luogo di apertura a dei dialoghi, a dei dibattiti che non siano solo accademici, solo tra accademici, ma appunto con persone che lavorano in varie forme, in vari modi, intorno alla letteratura, al cinema, alla serialità televisiva e alle altre arti. Quindi grazie e benvenuti a nome anche del direttore che oggi non può essere qui. Non è qua, non vorrei fare. Io sono più stresso, ma almeno stresso velocemente. Grazie per essere qui. Allora, due cose veloci, due note di servizio che mi preme fornirvi. La prima è che noi ci stiamo approntando per la diretta radio, avremo anche delle riprese video, quindi ogni tanto, dopo l'intervento di qualche relatore o a qualche ospite della stampa o del pubblico, qualsiasi, caro mio fratello e familiare, magari avremo voglia, se a lui o a lei farà piacere, di chiedere due battute veloci su come sta andando, come ti sembra. Anche perché io devo rivolgere a tutti voi non un ringraziamento, un qualcosa di più, un grande complimento. Tutti quanti, proprio dai relatori al pubblico, che siamo tutti protagonisti, siete tutti protagonisti. E tutti quanti avete e state dando lustro a queste giornate. Il complimento qual è? Che nel corso di queste settimane avete capito una cosa importante, che non era un'ospitata fine a un parere, a una dichiarazione, a un monologo, che era un progetto più complesso, che è come un organismo che vive di ognuno di voi, e devo fare complimenti perché nel mondo autoriale sapete che non è scontato. Quindi devo rivolgervi questo complimento di cui vi sono grato, innanzitutto ho prodotto i suoi frutti e quindi adesso sì, vi dico grazie. Giusi, che dire, buona paura a tutti, no? Poliziotti, avvocati, giornalisti di cronaca nera, esperti di comunicazione, opinionisti televisivi. Io invito, e non potrò farli salire tutti sul palco per motivi anche non solo di capienza ma anche di sicurezza, Maurizio Lorenzi, Angela Grazie.
signori possono accomodarsi sul palco. Forse sì, va bene, li facciamo votare, Fabio, li facciamo votare quelli loro. Sì, ma ok, li facciamo vedere. Ecco, quello che mi interessa di acqua fondamentale, il discorso. Ogni professione ha una scrittura tecnica, un rapporto di polizia, una memoria difensiva, un pezzo giornalistico, e quindi c'è una doppia. Saluto Valerio Varesi che è entrato adesso. Grazie. Quindi c'è un doppio modo di scrivere, una scrittura tecnica e una scrittura creativa in qualche modo. Quindi la prima domanda che rivolgo ai primi quattro, Angela, Maurizio, Piera e Paolo, è: come siete passati dalla scrittura tecnica della vostra professione alla scrittura creativa? Quali sono le differenze? Quali sono stati gli spunti per la vostra scrittura creativa dal vostro mestiere? Comincia un po'. Va bene, Angela, va bene, nessun problema. Allora, buonasera a tutti. Anzitutto, grazie in particolare a tutti. Ormai la mia è iniziato per il secondo anno di scuola. Allora, 10 minutini abbiamo al massimo per un'ora. Scusate la mozione d'ordine. Allora, io sono un avvocato, perché si dice semel e semper, quindi non esercito più dal 98. Io ho dato l'addio alla categoria pubblicando un libro, il mio primo libro, che è Le ragioni del lupo. In questo primo mio libro, che è un thriller, ho fatto fuori un sacco di avvocati. Cioè, praticamente una strage. Il libro è dedicato a tutti gli avvocati sopravvissuti, e ne sono pochi. In realtà io tentavo di uccidere l'avvocato che era in me, perché gli avvocati ancora oggi sono i miei amici di una vita. E quindi i miei migliori amici ancora oggi sono tutti avvocati. E io conservo dell'avvocatura una stima incomparabile. Volevo uccidere l'avvocato delle me. Non volevo più tutte le ansie e, a proposito di paura, tutte le paure che mi provocava la professione. E l'ho esercitata per quasi 20 anni. Le paure della professione, vi garantisco che è preferibile vedere un serial killer che ti guarda di notte dal vetro della finestra della tua camera da letto, a sbarrare gli occhi e ricordarsi, realizzare che non si è messa una firma su un atto notificato nella mattina. Non ho mai provato tanta paura e tanta agitazione e tanto senso di responsabilità come durante gli anni in cui ho esercitato la professione. Ora, è evidente, sarò brevissima, spero di poter conciliare in poche parole quello che voglio dire, che tra lo scrivere il giallo e costruire un atto tecnico, una comparsa, un atto di citazione, un corso, una memoria, non c'è tutta la differenza che si possa avere, che si può pensare. Intanto io credo che la professione legale, quella dell'avvocato, sia una delle professioni più cerebrali e intelligenti che esistano, e anche fra le più creative che esistano, al di là delle arti propriamente dette. Perché che cosa fa l'avvocato? L'avvocato, quando gli arriva un cliente, ascolta il cliente che gli prospetta un caso. L'avvocato esamina il caso, lo spezzetta, lo sviluppa, lo analizza, poi rimette insieme tutti i pezzi.
pezzi. E quello che ne viene fuori, quello che si legge nell'atto dell'avvocato, è una realtà altra e diversa rispetto a quella originariamente rappresentata dal cliente, ma non perché altrettanta, perché l'avvocato, con gli strumenti che la legge gli ha messo a disposizione, è riuscito a riassemblare e a costruire una realtà giuridica e anche di fatto da proporre al giudice secondo la sua lettura personale. Questa è creatività. Quindi la professione mi ha dato, diciamo, la capacità di analizzare, sezionare, riassemblare, che è molto utile per chi scrive gialli, perché il giallo è una costruzione razionale e quindi richiede un certo grado di rigore e anche di compostezza intellettuale, no? Quindi questa capacità di mettere insieme una serie di elementi e fare in modo che tutto torni, perché l'avvocato deve convincere il giudice, così come lo scrittore deve convincere il lettore. E la storia deve essere logica, non deve presentare sbavature o incongruenze. Questo me l'ha dato, questo aspetto me l'ha dato la professione. Poi c'è un'altra cosa, il conflitto. È un argomento importante perché nelle professioni normali, quella del notaio, quella del medico, non è che il notaio subisce un conflitto, il notaio è lì per rogare, il medico è lì per curare, l'architetto per progettare e il commercialista per fare l'interazione dei redditi, occuparsi di bilanci. Non è che il medico, il notaio, l'architetto sono pagati per litigare con i loro clienti o pazienti. Se questo avviene, fa parte della patologia del mestiere. Invece, l'avvocato vive di conflitti, è pagato per risolvere i conflitti. Il conflitto fa parte della fisiologia del suo mestiere. L'avvocato assume su di sé il conflitto ed è questa la differenza tra l'avvocato e lo scrittore. Nella letteratura, basta andare in un qualsiasi corso di scrittura creativa, ci si sente dire che il conflitto è una cosa importantissima, perché che cosa sarebbero stati Renzo e Lucia se non avessero avuto il conflitto contro Rodrigo? Che cosa ne sarebbe stato di Moby Dick se il capitano Agab non avesse fatto la guerra ricambiata della balena bianca, eh? O Jean Valjean perseguitato da me, non sarebbero state le opere che sono. Quindi il conflitto è il motore della letteratura. Io penso che la differenza tra l'avvocato e lo scrittore di gialli, uno scrittore, è che l'avvocato assume sulle proprie spalle il conflitto e non se ne libera più, mentre lo scrittore c'è il vantaggio che questo conflitto lo sposta sulla pagina, ed è per questo che quando io lavoravo il venerdì dovevo staccare, invece adesso lavoro anche il sabato e la domenica e sono contenta di poterlo fare. Grazie. Il tuo amore per la giustizia traspare tutto dal tuo personaggio seriale Riccardo Conti, in esecuzione e anche nella discendenza. È un poliziotto che non si stanca di cercare la verità, sorretto com'è dal bisogno di ristabilire un ordine, un'armonia, quello che il delitto ha interrotto. Tutti i commissari, tutti i colleghi presenti e vanno in cerca della giustizia, no? E vanno in cerca della verità, non è una cosa particolarmente originale. Conti, il mio commissario, mi somiglia molto perché questa ricerca della giustizia per lui è, diciamo, assume coloriture
di rigidità. Io sono una molto rigida. Capisco. E su certi valori non mi sento di transigere. E più invecchio, meno transigo. Quindi, sì, conti cerca la verità. Ma la verità che cos'è? È un valore molto soggettivo, così come anche la giustizia è un valore molto soggettivo, è un concetto molto soggettivo che cambia a seconda delle epoche storiche, dei contesti ambientali, culturali, a seconda delle persone che anche all'interno dello stesso contesto e nello stesso momento storico sono chiamate a definire questo concetto, no? Di giustizia e verità. Anche nelle aule di tribunale la giustizia che si impartisce è necessariamente una giustizia che non sempre coincide con la giustizia sostanziale, dipende dagli elementi che vengono fuori nel processo. Per cui io somiglio molto a Conti. Sì. Comincio a pensare, qui chiudo, che i valori ai quali sono stata educata e che per me ancora oggi rivestono un'importanza fondamentale, che sono quelli dell'onestà, soprattutto intellettuale, della rettitudine, della mancanza di ipocrisia, tutte cose che io detesto e disprezzo, e ho insegnato queste cose a mio figlio. Comincio a pensare che però questo mio insegnamento l'abbia danneggiato piuttosto che favorirlo alla fine della fiera. Speriamo di no. Grazie. Le tue sono storie molto dure, di quotidianità, ma anche del backstage di chi indaga nelle forze dell'ordine. Ecco, la scelta di queste storie così dure, quasi dei dopo romanzi, ti deriva dalla tua professionalità, immagino. È così? Buongiorno a tutti. Chiaramente dal punto di vista, diciamo, professionale, in realtà posso anche ammettere di essere avvantaggiato, no? Nel momento in cui affronto un tema come la paura, voglio inserire all'interno di una storia, di un romanzo, proprio questi ingredienti, no? L'azione, l'adrenalina, insomma, cose che ci destabilizzano. In realtà sono un poliziotto e anche voi, insomma, chi scrive, chi legge, si rende conto che questa figura è fondamentale, di fatto è presente in moltissimi, no? La maggior parte, insomma, dei libri che ultimamente si leggono. Se voi pensate al bagaglio emotivo, genetico che un poliziotto ha dentro di sé, dovete pensare che le emozioni, le tensioni che uno accumula attraverso le proprie esperienze sono molto forti e possono rappresentare anche un'arma in più proprio per essere travasate all'interno di un libro. Io, pensando al tema della paura, ci pensavo oggi venendo in treno, ho semplicemente ragionato sui momenti in cui ho avuto paura io, in maniera reale, no? Ero cristallizzato alcune delle tantissime occasioni in cui ammetto, perché non c'è nulla di male a confessare questo, di aver avuto paura. Ho avuto paura moltissime volte e queste occasioni mi hanno forgiato, mi hanno aiutato a trasformare poi questa paura in coraggio, proprio perché un poliziotto non può voltarsi dall'altra parte ma deve affrontare il pericolo, non può scappare come l'istinto potrebbe succedere. Quando avevo 20 anni, trovato all'esterno di un piazzale di uno stadio, era una partita di calcio, pensate che la squadra di casa aveva vinto questa partita, aveva ottenuto una promozione in Serie A. Alla termine della partita, io 20enne, mi sono ritrovato in mezzo a degli scontri furenti, pazzeschi. Mi ricordo che il primo servizio che facevo, ovviamente un pischello, no? Mi chiamavano proprio così, mi ero dato in mano un vecchio moschetto 92, che era una sorta di archibugio napoleonico che veniva utilizzato per lanciare i lacrimogeni.
ero talmente impaurito, talmente atterrito e immobilizzato, perché a livello fisico non riuscivo più a muovere un muscolo, che non riuscivo nemmeno a sparare. E questa sensazione di paura me la sono portata dentro di me parecchie volte. Siccome sono una persona curiosa e mi piace molto sbizzarrirmi, provare diversi ambiti professionali, in realtà chi fa il poliziotto può cambiare lavoro diverse volte nella vita. Se uno lavora in aeroporto o in una stazione ferroviaria o in un negativo o un ambito internazionale, come faccio adesso io perché mi occupo anche di viaggi all'estero, è come se cambiassi completamente lavoro. E mi è venuto spontaneo e naturale, innanzitutto, di staccarmi da quella che è la scrittura del poliziesco, perché chiunque di voi abbia letto Della Porta di Polizia si sarà fatto delle grasse risate, proprio perché a volte uso termini abbastanza incomprensibili che comunque continuano a rimbalzarsi le procure, gli uffici di polizia, e non si va mai avanti. Quindi staccarsi da quella scrittura è stata anche un piacere oltre che un'esigenza. Però raccontare, ad esempio, questa scrittura un po' drammatica, le ultime ore di vita del caposcorta Antonio Montinaro, della scorta di Giovanni Falcone, che era stato un poliziotto che ha lavorato dove lavoro adesso io, tra l'altro, è stata un'avventura molto forte, molto intensa, ma che di fatto avevo già nelle mie corde, proprio perché avendo fatto quel servizio, avendo fatto il servizio di scorta personalità in determinati ambiti, ci pensavo oggi, che ho fatto servizio tra le altre cose anche in Calabria, dove anche lì, voglio dire, la situazione è abbastanza delicata e la tensione si taglia con un coltello. Ecco, essere lì in quelle ore, proprio prima di quei minuti maledetti che conosciamo tutti, che hanno portato alla morte a tutta la scorta del giudice insieme alla moglie, mi è sembrato normale, naturale, proprio perché l'adrenalina e la paura che accumula in quei momenti non si dimentica mai. E anche se la si gestisce, si prova a metabolizzarla, di fatto bussa ogni volta che uno fa un servizio del genere. Pensate a un servizio di volante, di pattuglia. Ogni chiamata per un'assegnazione di rapina provoca un innalzamento dell'attenzione a livello 10. Io ho avuto centinaia di chiamate di soccorso e di aiuto per rapine segnalate nelle banche. E per mia fortuna centinaia di falsi allarmi, e quindi ogni volta ho dovuto innalzare la mia tensione e portarmi poi via quello che mi lasciano questa eredità, e non ho avuto per fortuna poi la necessità di dover avere un conflitto a fuoco. Ma tutto questo patrimonio genetico che inizia a circolare dentro di me come una sorta di liquido, di fatto a un certo punto è diventato una sorta di necessità o sfogo aprire questo rubinetto e riversarlo all'interno di alcune pagine, perché ha anche avuto un significato liberatorio, oltre che avere la fortuna di poter conoscere determinati ambiti. Quindi da questo punto di vista chi fa il mio lavoro può anche ritenersi privilegiato, perché ha una visuale professionale che può entrare anche nelle vite delle persone che non tutti i mestieri, tutti i lavori hanno.